ragazzi, io sono Paolo, benvenuti in questo minuissimo video. Allora, oggi ci troviamo qui nei pressi di Milano, sono praticamente verso Assago, perché praticamente in questo giro andiamo a fare un giro d'anello di una settantina di chilometri circa, un itinerario che si chiama Abbracciami. È letteralmente Abbracciami ed è pensato praticamente per circumnavigare tra virgolette tutta Milano, stando sempre comunque nella periferia. Quindi in teoria in questo giro passeremo per le parti un pochino più interessanti della periferia di Milano. Io questo giro, ragazzi, non lo conosco, come penso molti di voi non lo conosco, e quindi sarà una sorpresa anche per me, per cui mi raccomando, seguite il video fino alla fine. Ok, le premesse per questo giro credo che le ho fatte tutte, quindi direi saliamo in sella, sempre, vabbè, la mia fidata Riverside che ci accompagnerà anche per questo giretto, e partiamo. Eccoci, allora ho montato la mia imbracatura da petto. Per questo giro, ragazzi, mi sono ricordato tutto. L'unica cosa, mi sono ancora dimenticato gli occhiali. E vabbè. Comunque non si tratta di una vera e propria ciclabile, perché attualmente nel territorio di Milano mi pare che non esista una ciclabile lunga almeno 70 km, ma è appunto tutta una serie di sentieri ciclabili, o comunque appunto ciclabili, che sono tutte riunite per formare questo giro d'anello appunto di 70 km circa. Sto registrando l'esercizio, quindi avrò messo tipo all'inizio a schermo lo screenshot del telefono con praticamente l'immagine del percorso con tutti i chilometri percorsi, e comunque sotto in descrizione vi lascio il link se volete andare anche voi a recuperare le tracce GPX per fare questo giro. Sotto comunque in descrizione, ragazzi, vi ricordo che troverete sempre i link di riferimento, i link Amazon per la mia attrezzatura. Vi ricordo che sono dei link affiliati, quindi se acquistate da quei link fate un piacere a me, perché mi supportate in questo lavoro qui su YouTube. Quindi se lo fate vi ringrazio moltissimo. A voi non cambia assolutamente nulla, la merce vi arriva comunque nei tempi previsti di Amazon, io ricevo solamente una piccolissima percentuale sulle commissioni. Comunque volevo dire che siamo praticamente quasi ad ottobre, oggi mi pare il 28 settembre, giovedì 28 settembre, e sono le 9:50 della mattina. Io sono qui in abbigliamento da ciclismo estivo, quello che vi avevo fatto vedere in un video, se mai ve lo metto sotto in descrizione, o comunque credo che anche quel video, con tutta una serie di video elencato sotto in descrizione, per cui se siete interessati andate pure a vedere. Allora, qui c'è un primo tratto un po' interessante. Siamo qui in questo ponte che scavalca il Naviglio Grande. Già, grazie. Per arrivare in direzione Esselunga di Lorenteggio. Quindi se siete un po' delle zone, probabilmente avete capito in che zona sono io adesso. Ok. Allora, sono in zona, appunto, come dicevo, Lorenteggio. A destra adesso non si vede, ma ho intravisto il palazzo Vodafone, eccolo là. Vabbè, dall'action camera penso non si sia visto. E niente, sto attraversando questo vialone che è via Bisceglie. E appunto qui a destra adesso c'è l'Esselunga, e qui c'è tutto questo vialone, dicevo. È comunque abbastanza bello, perché c'è sì la strada, però vedete che è tutto anche zona parco. Ecco lì, adesso si vede che ci sta di alto il palazzo Vodafone. Comunque, ragazzi, io sono di campagna, sono appunto, vengo da questo paesino in provincia di Pavia, però veramente io amo questi tratti di viabilità urbana, cioè il tratto di ciclabile proprio addetto per le biciclette, dove girano solo le biciclette, neanche i pedoni. E questa è una cosa che prima di tutto bisognerebbe allargare a quasi tutti i principali, le principali vie delle città, non solo Milano ma un po' tutta Italia. Bisognerebbe investire molto di più sulle viabilità sostenibili, cosa che mi pare, o comunque siamo ancora abbastanza indietro, non lo so. Guarda che figata.
guarda che figata. Quasi 15 km fatti, ancora 55, altro ponticello a cui si accede facendo questo giro, molto bello, oh, ma che goduria. Qui c'è addirittura la corsia sia per i pedoni doppia che per i ciclisti. Si scende, wow, ma che figata. Miau. E si prosegue. Ok, qui si entra nell'ennesimo parco, Parco Aldo Agnasi. Novità per me. Lo scoiattolo urbano. Adesso siamo davanti alla metro di Uruguay. Ho quasi fatto 20 km e ne mancano una cinquantina. Anche qui guarda un altro parchetto con i giochi per i bimbi, molto carino. Comunque voglio dire, al contrario di tutta la propaganda che ormai si fa in questi giorni, che vedo anche nei social, per dire, di tutta la gente, i ciclisti che dicono: ah, io ho paura di andare in bici perché ormai non ci sono più regole. Allora, in un certo senso è vero, perché molti automobilisti sono indisciplinati. Io comunque sto vedendo in questo giretto, perlomeno quando raggiungo gli incroci e mi fermo davanti alle strisce pedonali, io vedo che mi fanno quasi sempre passare. Quindi voglio dire, voglio spezzare adesso una piccola lancia, tipo contro, e lo dico anche a mio sfavore, contro i ciclisti che continuano a lamentarsi, ma quello che dico è che ognuno dovrebbe rispettare i propri spazi. Quindi non è solamente gli automobilisti che se ne stanno nei loro spazi, ma anche i ciclisti. Cioè, se vedi che c'è una ciclabile, non prendere per forza la strada, ma statene appunto nella ciclabile, perché almeno eviti, cioè, le ciclabili le costruiscono appunto per noi a cui piace andare in bici, però se non le usiamo allora siamo un po' dei pirli, scusate, che sennò qui vedete è pieno di ciclabili che uno può sfruttare senza incorrere in pericoli. E quindi secondo me bisogna usare tutti un pochino più di buon senso, tutto lì. Altro ponte, io adoro attraversare i ponti, non so se si era capito. Allora mi sono fermato un attimo qui in questo parchetto, comunque guardate che carino. Vabbè, qui ho appena passato, mi pare zona certosa, perché adesso volevo mettermi i guantini, perché vedo che con le manopole lì stanno cominciando a perdere via via sempre più gomma, e quindi adesso che comunque non fa caldissimo volevo mettermi su i guanti, almeno da non rovinarle. Almeno io non, anche io non mi faccio venire tipo i calli alle mani. Comunque fatti 20 e passa chilometri, io sto ancora bene, non mi sento stanco. E niente, adesso non so bene dove si prosegue, quindi scopriamolo insieme. Ah, guarda che figo, tratto. Che figo. Allora, ho appena attraversato il Parco Nord, adesso sto filmando, ma sto avendo dei seri problemi con l'action camera che passa da sola dai video alle foto. E comunque guardate che bel ponticello, bellissimo, però adesso credo mi fermo un attimo e sistemo sta cosa, perché ho
saltato tipo delle parti importanti che mi sarebbe piaciuto filmare. Non vorrei che si ripetesse la cosa, insomma. Ma guarda che bello anche sto tratto di gravel. Credo faccia sempre parte del Parco Nord. E comunque adesso sono a più di 30 km, quindi ci avviciniamo a metà giro. Dopodiché è quasi mezzogiorno. Forse poi mi trovo un posto dove mangiare. Altro ponticello. Allora, sono in zona Sesto San Giovanni. Siamo vicino a Sesto San Giovanni. Non me ne sono accorto, ma ho fatto già un sacco di strada. Bello, meglio così. Guarda che figata. Sono all'Ipercop, centro Sarca. Io veramente con queste ciclabili continuerei tutto il giorno. Ok, sono arrivato qui a Parco Lambro. Adesso dal punto in cui mi ero fermato non ho più registrato perché stavo appunto ricaricando l'action camera col power bank. Che adesso vabbè, sto caricando il telefono. Qui ho messo la mia bici e comunque guardate che bello. Questo qui è il fiume Lambro. Qui vabbè, ovviamente sono dentro il parco. Là c'è una bella cascatella e qui tutto un bello spazio dove anche qui venire a camminare, insomma rilassarsi. In tutto questo io non ho ancora trovato un posto dove fermarmi a mangiare, però anche questo parchetto è veramente molto molto bello. Credo che finora è il mio preferito. Eccomi qui, passato un po' di tempo, adesso è tipo 1:30. Mi sono fermato a mangiare una piadina. Il bello è che, come sempre, mi fermo in un posto, trovo un posto che comunque non era il massimo, riprendo a pedalare, svolto l'angolo, c'era quello che piace a me, il posto dove avrei voluto mangiare, dal kebabbaro. Ed era anche comodo lungo la strada, invece no. Allora, questa zona qui me la ricordo perché l'avevo fatta a piedi un paio d'anni fa. In pratica sono vicino a Linate, all'aeroporto. Oddio, finalmente sono fuori dal traffico. Comunque sono in via privata, taverna. Appunto lì davanti mi sembra di intravedere parco. E quindi vediamo un po' cosa ci riserva ancora il giro. E difatti... Che bello, qui la nostra bella strada, la vedete tutto il traffico con treni che vanno e vengono, invece siamo qui nella nostra bella stradina in mezzo alla natura, in mezzo alla calma e ce la godiamo così. Adesso bevo perché sono un pochino corto di liquidi. Bene, proseguiamo. Comunque ragazzi, dicevo, sì, bello la città con tutte le ciclabili, le vie chic come quelle che vi ho fatto vedere col Palazzo Sky, Palazzo Vodafone, però volete mettere, cioè, queste belle strade gravel di campagna proprio lontano dal traffico, lontano dalle persone, lontano dallo stress, lontano dalle macchine. Cioè, sarà che io sono di parte, che vivo appunto in campagna, però cioè, secondo me non c'è paragone, 100 volte meglio questo. Poi per carità, anche vivere in città è bello, però dopo un po' non c'è paragone, non c'è poco da dire secondo me. So, ditemi voi cosa ne pensate. Niente, volevo fare una sdronatina, qui appunto che ero... pensavo un po' più isolato in campagna, ma mi dà tipo dei divieti perché sono vicino a zona Linate e dovevo identificarmi con numero di telefono, insomma vabbè, niente. Alla fine ho deciso di non complicarmi la vita e proveremo più avanti, se no vabbè, una zonatina l'ho già fatta. E qui guarda che bello, sono in via Vaiano Valle e sembra quasi una via solo per i ciclisti o anche i pedoni. Oh, qui bello anche all'ombra, comunque siamo a quasi 60 km,
complessivi, anzi per precisione no, 56 e mezzo, però dai, ancora una decina di chilometri, poco più di una decina di chilometri, e ci siamo portati a casa questo bel giretto attorno a Milano. Ed eccoci qui ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo giro. Il giro di per sé continuava ancora un paio di chilometri, ma non c'era più niente di interessante da mostrare, motivo per cui termino il video con questo voiceover, anche perché alla fine mi sono dimenticato di fare l'outro del video. Comunque, giro molto interessante, molto piacevole, che vi consente di attraversare delle parti molto interessanti di Milano, stando praticamente sempre lungo le ciclabili, quindi anche un giro molto sicuro da fare. Un giro che vi consente di attraversare sia la parte urbana di Milano sia la parte di campagna. Inoltre si attraversano, come avete potuto vedere dal video, una miriade di parchi, tutti molto belli. Quindi se ancora non conoscete queste zone, vi invito ad esplorarle anche voi in bicicletta o anche a piedi. Detto questo ragazzi, spero che il video in sé vi sia piaciuto, se sì mi raccomando mettetemi un bel pollice in su, ma se volete anche un pollice in giù, però scrivetemi sotto nei commenti cosa non vi è piaciuto di questo video, così che io possa di volta in volta migliorarmi. Le critiche sono sempre ben accette, basta che siano critiche costruttive, e comunque se siete arrivati alla fine di questo video vi ringrazio molto. Noi ci vediamo alla prossima e, visto il periodo, vi auguro anche buon anno. Ciao a tutti!